condivido sempre con la società perché ho scelto di fare allenatore di un gioco di squadra e quindi devo essere io il primo a fare gioco di squadra, quindi sicuramente la società, il direttore, quindi non solamente la proprietà ma anche tutti i consulenti, i dirigenti, poi valuteremo, però in questo momento non è un mio, cioè non è un problema che mi riguarda, insomma. Lei ha parlato di stimoli prima, in fase di mercato, un giocatore che viene a giocare qui in un clima come questo che si è visto oggi, che stimoli deve avere per queste 21 partite che, insomma, che mancano? Quello del loro allenatore. Quello che penso che non sia cambiato niente dal 25 di novembre ad oggi. Quindi lo stimolo deve essere quello. Deve avere passione per questa attività, per questo sport, deve avere entusiasmo, conoscendo la situazione, deve avere anche coraggio e, di conseguenza, e tanta voglia di lavorare. Stesso coraggio che sta dimostrando l'allenatore in questo momento a mantenere questa ammirevole freddezza. Mister, questa è in questo momento la sfida più difficile della tua carriera finora? Ma per fortuna no. No, spero che nei prossimi anni ce ne sarà ancora una più difficile, anche se in questo momento, devo essere sincero, la mia passione, la mia grande voglia di lavorare va al di là delle difficoltà. E quindi diciamo che non ho mai vissuto questa situazione perché ha sempre prevalso l'altro aspetto, così come sta prevalendo in questo momento. L'ultima, che partita dobbiamo aspettarci con il Pescara? Abbiamo ancora tanto tempo, dai. Adesso pensiamo a mettere a posto le gambe e un po' la testa dei giocatori. Poi dopo, quando mancheranno 6 giorni, penseremo come affrontare nel migliore dei modi il Pescara, andare ad affrontare il Pescara così come abbiamo affrontato le partite dal 25 al 26. Poi cancellare gli ultimi 20 del 26 di dicembre e buona parte della partita del 29 di dicembre. Grazie.